Ciao amici! Ma come si festeggia Natale in epoca di pandemia? Quest'anno purtroppo non potremo fare tante cose, eh? Che anomalia di Natale, miei cari! Non potremmo andare a messa di mezzanotte? Niente baci? A nessuno? Neanche agli sconosciuti? Oh, che tristezza! Oh, che desolazione! Che cruccio! Non cambia niente, non cambia niente. Da quando si arriva il prete nuovo, a messa di mezzanotte la fai 10:30, la chiama a messa di mezzanotte. Ma se ti fai 10:30, ti chiamare a messa di 10:30? No, la chiama a messa di mezzanotte. Stanno che la fai 6:30, la chiamare a messa di 10:30. Anzi, neanche buon chiamarla a messa di mezzanotte, non cambia niente, non cambia niente. Non potremmo bere il brulè o la cioccolata calda in quel bicchiere che ti si scioglie tra le mani. Beh. Cin cin. Quest'anno purtroppo non potremo fare tavolate chilometriche a Natale, fatte di pinue sotto le gambe, per tenerle tutte allo stesso livello. E di 5-6 tovaglie da sovrapporre per coprire queste tavolate, gelosamente custodite in uno scatolone in soffitta con su scritto per il solo pranzo di Natale. Non te rendi conto che hai più di 40 anni? Non smia ora tagliarti i capelli e dopo vendi che a Vespa, basta andare a calcetto, basta fermarti a serra per spulsetti, gatto capito? Sparcami, potrei anche tagliarti il collo. A Natale quest'anno non potremo andare a mangiare dalla suocera e passare una bellissima giornata con parenti, amici e suocera, ad aprire regali, a mangiare il dolce, a stare tutti insieme. Purtroppo quest'anno di PCM di Conte ce lo impedisce. Sarà un Natale diverso. Non potremmo baciare i nostri zii, prozii, cugini, procugini, suocere, prosuocere, generi, progeneri. Insomma, non si potrà baciare nessuno che abbiano 2, 4 o 6 zampe. Non potremmo sfoggiare la nostra messa in piega? Sì. O il vestito nuovo, o le scarpe all'ultima moda, che non abbiamo potuto indossare alla messa di mezzanotte perché ancora dentro al pacco che Babbo Natale ci avrebbe portato la notte stessa. Mannaggia. Non potremo stare seduti al tavolo da mezzogiorno fino alle 6 di sera. Se non fare un after pranzo e cena incorporata fino alle 10 di sera. Non potremo passarci vassoie e vassoie di portate e ancora vassoie e vassoie delle stesse portate e mille altre salse. Non potremo aspettare un'ora per aprire il nostro regalo. Non potremo bere il caffè con il digestivo. E dopo mezz'ora ricominciare con i tortellini in broda. Non potremmo sentire le sirene del nuovo gioco o la voce delle nuove bambole dei nostri figli o nipoti a ripetizione per ore e ore testando la durata delle batterie. Non potremmo sentire urlare Ambo! Erno, Quaterna, Cinquina, Tavola! Da tutti i presenti, tranne che da me. Non potremo salutare tutti gli invitati della chilometrica tavolata impiegandoci circa un'ora e mezza. Caldo qua in casa. È vero, un po' di caldo, sì. No. Quest'anno mi sa che non potremo fare le cose che facevamo di solito a Natale, però potremo fare tante altre cose. Potremo andare finalmente a letto presto.
senza i piedi congelati. O magari potremmo preparare con calma e con la collaborazione di tutta la famiglia il vassoio dei biscotti e il latte per Babbo Natale. Ma potremmo preparare la solita tavola anche con la tovaglia del giorno prima, perché l'importante non è cosa c'è sopra, ma chi c'è seduto attorno. Potremmo anche decidere di non preparare la tavola e di uscire a farci una bella passeggiata. Beh, io esco. Vivo a fare un picnic a meno 2 gradi, sicuramente in modo diverso per godersi la giornata, magari in mezzo alla natura. Dai, dai! Potremmo mangiare lo stretto necessario. Evitando di dover prendere brioschi prima di andare a letto. Che dire, questo Natale lo passeremo in famiglia. Ma comunque non ci faremo mancare nulla, assolutamente nulla. Anzi, più pandori, più panettoni, cascate di mandorlato, fiumi di torrone, niente social, niente telefoni. Staremo tutti appiccicati tutto il tempo. Oh, che gioia, che meraviglia! Potremmo stare comodamente in tutte le pantofole. Potremmo stare sul water tutto il tempo che vogliamo. Il dire Natale mio passo di tirante al divano con quertina per sola, una mano in telefono e una mano sotto la quertina. Adesso bisogna capire qua, perché mi andaria meglio qua a destra sotto la quartina. Potremo finalmente apprezzare la pace, la tranquillità, il silenzio e fare gli orari che vogliamo. E quindi quest'anno io passerò una noiosa giornata assieme ai miei figli in caso di pioggia a giocare a Fortnite con la PlayStation, oppure se sarà una bella giornata sempre assieme ai miei figli indosseremo queste vecchie mimetiche usate, acquistate pochi giorni fa all'esercito americano a Vicenza. Imbracceremo questi simulatori di guerra elettronici acquistati sempre a Vicenza dai nostri amici soldati americani e giocheremo tutto il giorno nei boschi simulando una vera guerra. Insomma, per una volta a Natale potremo fare delle cose mai fatte. Perché la verità è che il Natale sei tu. Lasciamoci guidare dalla stella cometa. La sua luce ci porterà a quel bambino che saprà scaldare il nostro cuore. Trova anche tu un motivo perché anche questo Natale diventi speciale. Tocca a te, a noi, renderlo Natale con la N maiuscola e far sì che sia un giorno speciale, magico. Non per ciò che si fa, ma per ciò che portiamo dentro. Perciò, baemono! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale!
di campane. Natale. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Tanti auguri! Tanti auguri e felice Natale! Buon Natale! Va bene lo stesso. Va bene. Auguri. Auguri.